Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo come diretto dal titolo sarà il video riguardante tutti i miei primi acquisti con i saldi. Devo dirvi che questa volta mi sono un pochettino sbizzarrita fra prodotti di make up ma soprattutto tanto abbigliamento. Come prima cosa, prima dell'inizio dei saldi, vi lascio la foto qui, ho acquistato da Tezenis a 19,90€ l'unicorno gigante per il mare. Non ve lo consiglio tantissimo perché comunque non è molto comodo, comunque è davvero molto carino, mi sono divertita molto soprattutto al mare. Proseguendo ancora con Tezenis, proprio il primo giorno dei saldi sono andata in negozio e ho acquistato diciamo quattro cose. Ho preso tre slip, proprio di quelli basic, quelli tranquilli. Calcolate che il prezzo pieno era 3,90€, io l'ho pagati al 50% di sconto, quindi diciamo 1,95€. E poi ho preso questa maglietta qui, scusate, è da stirare, ed è una t-shirt che volevo prendere da un bel po'. Questa della limited edition con gli unicorni, mi piace molto soprattutto come t-shirt, insomma, per tutti i giorni. Anziché 12,90€ l'ho pagata 6,45€. Ho preso da Combibel un'altra t-shirt. Questa, ragazze, è davvero molto carina, tutta completamente bianca, anche abbastanza grande e lunga, e ha, vedete, queste inserzioni qui con dei fiorellini. Questa praticamente l'ha scelta per me e mia mamma. Anziché 16€, che è il prezzo in saldo, l'ho pagata sui 13-14€. Procediamo poi con l'abbigliamento, perché poi ho qualcosina di make up da farvi vedere. Sono stata da Terranova, che ha aperto da pochissimi mesi proprio qui nella mia zona, e ho acquistato un paio di jeans. Li ho dovuti prendere soprattutto per lavoro, nel senso che mi hanno chiesto proprio un determinato dress code per un'attività continuativa che sto facendo, e ho preso questi jeans molto comodi. Sono infatti questi con l'elastico in vita, di questo proprio lavaggio blu scuro, perché appunto me li hanno chiesti proprio così per contratto, e li ho pagati 9,99€. La parte finale, vedete, è un pochettino rovinata, e ragazze, cioè, sono davvero comodissimi. Ultimo prodotto non make up è stato proprio il mio ultimo acquisto. Sono andata proprio ieri all'outlet di Valmontone e da Guess ho preso un portafoglio. Il mio si era praticamente rovinato, quindi alla fine ho deciso di acquistarne uno nuovo, e ho scelto fra tutti questo modello qui, davvero molto carino. Se può interessarvi e vi piace il modello, si chiama 873. Questo portafoglio è abbastanza grande, si apre poi in questo modo, e qui c'è tutto appunto organizzato per le tessere, le foto, soldi spicci, eccetera. Il prezzo iniziale era di 60€, e il prezzo outlet 37,50, e io l'ho pagato 18,50€. In realtà ero un po' in dubbio se prendere questo o un portafoglio abbastanza simile da Carpisa, ma poi ho visto che comunque la differenza di prezzo non era un granché, alla fine, anche sotto consiglio di Patatone, l'ho preso da Guess. Ed infine, ultimi tre pacchettini, tutti make up. Partiamo assolutamente da OVS, in cui sono andata e ho trovato un bel po' di palette di Make Up Revolution. Ne ho prese ben 4, in quanto tutti e 4 sono dupe di palette molto famose. Abbiamo in primis questa fucsia, ossia la Chocolate Love I Heart Makeup, che è il dupe della Too Faced Chocolate Bon Bon. Infatti, come potete vedere, cercherò di non accecarvi, ha tutti questi colori che riprendono la famosissima palette di Too Faced. Ho preso la Chocolate Rose Gold, sempre della High Heart Makeup, ossia il dupe della Huda Beauty Rose Gold, e ha questi colori davvero molto molto belli, soprattutto colori caldi.
Questa è una, devo dirvi che è una delle mie palette preferite. Proseguiamo con la rosa, ossia la Chocolate and Pieces, che corrisponde alla Peach di Too Faced. Come potete vedere ha gli stessi identici colori. Ed infine sono davvero soddisfatta di aver trovato anche la Chocolate Elixir, ossia il dupe della Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. Anche questa, insieme alla Rose Gold, è una delle mie palette preferite del momento. Diciamo che mi sono data un po' alla pazza gioia con Makeup Revolution, anche perché avevo pensato, fatemi sapere anche voi nei commenti se secondo voi appunto è una buona idea, di realizzare un video in cui appunto vi confronto tutte le palette di Makeup Revolution con le vere e proprie palette originali. L'ultimo shopping coi saldi invece è Kiko e Wycon. Partiamo assolutamente dall'ordine Wycon, che per questa volta ho fatto dal loro sito. Ho preso in realtà due prodotti, di cui uno l'avete già visto, sia l'acqua profumata Alicudi, di cui vi lascio la foto qui e il video qui sopra, in quanto è il dupe di un famosissimo profumo di Thierry Mugler, ossia Alien. Ho quindi voluto provare appunto quest'acqua profumata per vedere se fosse più o meno simile all'originale. Devo dirvi che mi sta piacendo moltissimo. Tra l'altro in quel video troverete poi tutti i dupe dei profumi famosi che possiamo trovare da Wycon. Da viene 6,90€. Sempre per 6,90€ ho preso anche questa palette, la Magnetic Palette Color Power Refill. Vi sto parlando proprio di questa palette qui e non delle cialdine all'interno. È un acquisto che volevo fare in realtà da un bel po' di tempo, perché comunque, come vedete, ho tutte queste cialdine degli illuminanti di Puro Bio che volevo riunire in un'unica palette. Rimuoviamo insieme la plastichina, perché comunque la sto proprio utilizzando da pochi giorni, e questa è la palette magnetica, quella più grande che c'è, e davvero per me è una mano santa. Devo dirvi che da quando l'ho acquistata finalmente sto riniziando ad utilizzare, non dico quotidianamente ma quasi, gli illuminanti Puro Bio, che sono davvero spettacolari. Come vi ho detto, ieri sono stata all'outlet di Valmontone e oltre il portafoglio di Guess che vi ho fatto vedere prima, ho preso qualcosina anche da Kiko. In realtà da Kiko per questi saldi si trovano davvero tantissimi prodotti con buon inci, perché troviamo in saldo, ossia al 50% di sconto, moltissimi dei prodotti della limited edition Green Me. Non so se vi ricordate, vi avevo parlato di questa edizione limitata già in alcuni video questo inverno, ma adesso nel mio punto vendita ho trovato entrambi i mattoni illuminanti, che potete vedere proprio all'azione nel video che vi lascio qui sopra, sia quello oro che quello rosa. Io ho quello oro e ragazze è fantastico. Poi ho trovato le maschere per il viso, che però purtroppo non hanno un buon inci. Ho trovato lo stick per le labbra, il burro cacao, che ha inci ottimo. C'era anche la palette numero 01, di cui vi lascio la foto qui. Io ho già acquistato la palette, quella con i toni caldi, e devo dirvi che mi è piaciuta tantissimo. Questa con i toni più freddi non la prendo, semplicemente perché non mi piacciono la maggior parte dei colori all'interno. Però, come potete vedere, ho preso al 50% di sconto, mi sembra di averla pagata 6 euro circa, un prodotto che già volevo provare questo inverno, ossia il bronzer Loss Powder Rav Sienna numero 02. Questa praticamente è una terra in polvere con inci ottimo, cioè ha questa confezione in vetro che è davvero bellissima e molto resistente. Ho preso la tonalità numero 02 Rav Sienna perché ho visto che è la terra in polvere con la colorazione più fredda, la numero 01 è più calda. Vorrei prendere anche altri prodotti tipo la matita per gli occhi e la matita per sopracciglia, ma nel mio punto vendita non c'era. Questo, vedete, è lo Swatch. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo primo round di saldi vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualcosa della Green Me. Io vi mando un bacio grande, ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche, lasciarmi un bel pollice in su di supporto, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!